Sono molto contento di essere stato invitato a questa manifestazione, la Sciabaca, dal dottor Florindo Rubettino, e ovviamente sono altrettanto contento per aver presentato il mio libro nei giardini dell'ospedale, che ha rappresentato per me un momento importante perché ho ritrovato lì nell'ospedale dei miei ex studenti che stanno lavorando alacremente, insomma, per dare un servizio molto importante, per essere vicini alle persone, prendersene cura, perché così è, a mio avviso, come ho detto modestamente nel mio libro, la professione del medico, che oltre alla professionalità indispensabile si deve ovviamente presentare anche, avere come carico formativo quello della vicinanza con il malato. E un presidio come quello dove ho, diciamo modestamente, presentato il libro è, a mio avviso, un esempio lampante di come l'istituzione possa incarnare questa missione, diciamo così, del prendersi cura, che veste la figura del medico. L'ultima cosa che voglio dire è che sono rimasto veramente entusiasta dell'accoglienza degli spettatori, perché hanno dimostrato una sensibilità e una presa di coscienza non comuni in una terra che ovviamente presenta delle difficoltà anche per quanto riguarda l'ambito sanitario. Il mio libro è stato dedicato, e non potevano esserlo, ai miei studenti, perché questi sono il futuro di questa regione. Io sono, come ho scritto in qualche articolo, orgoglioso dei miei studenti, perché si formano con passione, con altrettanta competenza, e vedo dalle vittorie che conseguono nelle specializzazioni che hanno un calendario nazionale una loro, diciamo, perfetta sintonia con i loro propositi di emergere e di dimostrare quello che valgono.